Siamo con mister Maurizio, allenatore dell'Ittoriana Futsal, partita che avete ripreso per i capelli varie volte, poi alla fine siete capitolati. Sì, bella partita, ce la siamo giocata alla pari penso fino alla fine, poi gli ultimi minuti uno ha rischiato un po' il tutto per tutto, però ci sta, abbiamo preso qualche ripartenza di troppo, fa parte del calcio, bello così. Cosa è successo negli ultimi minuti? Perché non c'è stata quella cattiveria che c'è stata durante tutta la partita? Eravamo un po' giù di fiato, i ragazzi hanno dato quello che potevano, poi alla fine sono andati giù di morale, di fiato, un po' di tutto, e quindi anche mo uno non si vuole arrampicare, probabilmente avremmo perso lo stesso, però quel tiro libero, insomma, lasciamo aperti. Fa parte del calcio anche quello. Grazie a mister Maurizio. Siamo con Marco Novara, capitano dell'Ere Nettuno. Partita che sembrava mettersi nel giusto verso nel primo tempo, poi siete ripartiti un po' peggio. Alla fine il risultato vi dà ragione, ma la gara ha detto altro. Sì, abbiamo un pochino sofferto all'inizio della gara e abbiamo saputo reagire benissimo subito al primo tempo, pareggiando subito il gol che abbiamo subito. E comunque loro sono stati bravi a colpire nelle ripartenze e noi bravi a difendere e a saper reagire nella partita e poi abbiamo portato a casa il risultato. Stranamente, al contrario del solito, abbiamo reagito benissimo agli attacchi loro e ai gol fortuiti che hanno fatto e siamo andati in gol. Dunque, ora la situazione in classifica è un po' più tranquilla. Sì, ci stiamo diciamo avvicinando alle prime della classe che purtroppo sono irraggiungibili. Abbiamo perso punti durante l'anno, punti diciamo con squadre anche di basso livello e siamo comunque lì in zona playoff. Grazie Marco Novara.